Elvira Pagliuca, preside dell'Istituto Tecnico a Terno Mantone di Pescara, edizione 2023 del Presepe Vivente. Che novità presenta? Quest'anno è un presepe molto particolare, dedicato a Giulia Cecchettin e alla violenza sulle donne. E la particolarità della rappresentazione è che i Re Magi sono impersonificati da tre donne, dalla consigliera comunale Montopolino, un'avvocatessa e una rappresentante dell'associazione antiviolenza. Una risposta numerosa da parte degli alunni vuol dire che è una manifestazione storica entrata proprio nel cuore degli studenti e della città. Sì, questa è la 26ª edizione, i ragazzi rispondono sempre benissimo a questa attività, perché così la dobbiamo chiamare, non è soltanto la rappresentazione di questa sera, ma è tutto il lavoro che c'è a monte, le discussioni con i ragazzi, il cercare di valorizzare ognuno, i talenti di ognuno, ma soprattutto di parlare di rispetto, di tolleranza, valori fondamentali. Un presepe vivente che coincide con il termine dell'anno, che 2023 è stato per l'Istituto a Terno Mantone? Allora, è stato un anno particolare, perché lo scorso anno l'istituto è stato in reggenza, quest'anno finalmente ha riacquistato l'autonomia che ci auguriamo di mantenere, in quanto l'Istituto Terno Mantone rappresenta un presidio sul territorio. È una scuola molto complessa, svolge appunto queste funzioni, ha una scuola serale, quindi abbiamo un istituto aperto fino alle 22 di sera e abbiamo anche la sede carceraria.